c'è nessuna richiesta di rinvio all'Unione Europea sul MES, c'è un mandato invece molto forte al Ministro Gualtieri, è evidente che sarà il Parlamento, come sempre è avvenuto, a dare delle linee di indirizzo prima del vertice dei capi di governo. In quella sede c'è una risoluzione del Parlamento che quindi dovrà ratificare anche il lavoro fatto mercoledì dal Ministro Gualtieri. Qualcuno lo chiama rinvio, qualcuno lo chiama riflessione, qualcuno lo chiama negoziato senza soluzione definitiva. Per quanto mi riguarda, l'importante è che il Parlamento sia sovrano, si pronunci e si potrà pronunciare intorno al 10 dicembre, cioè prima dell'Eurosummit. Buongiorno, ben ritrovati alla Re che tira, buon lunedì. Ecco che cosa abbiamo capito noi del vertice notturno sul fondo salva stati. Primo, tra Di Maio e Franceschini, almeno stando alle loro dichiarazioni, è andato in scena un dialogo tra sordi. L'uno dice che di rinvio non si è parlato, l'altro dice l'esatto contrario. Secondo, siamo tornati al miglior politichese, quando i politici dichiarano per non dire niente. Terzo, sul MES la maggioranza si sta scannando e lo specialista dei litigi, Matteo Renzi, invece di buttarsi nella mischia, si astiene, si chiama fuori e torna alla sua antica passione, i popcorn. Quarto, a nemmeno 3 mesi di convivenza difficilissima, il governo giallo-rosso rischia di cadere sul dossier più incomprensibile e rischia di farlo con un voto d'aula su una mozione, proprio come è successo ad agosto sulla TAV Torino-Lione. Quest'estate il Parlamento fotografò una maggioranza trasversale a favore delle grandi opere. La prossima settimana Montecitorio potrebbe fotografare il dominio delle posizioni euroscettiche, quelle che peraltro hanno vinto alle politiche del marzo del 2018. Dietro la discussione fumosa sul fondo salva stati si cela la grande questione irrisolta. Qual è il rapporto tra l'Italia e l'Unione Europea? Ma si nasconde anche un'altra questione. Qual è il rapporto tra il PD e il Movimento 5 Stelle? Rischiano di rompere davvero o, come si disse a lungo, per il governo giallo-verde è solo wrestling? Fingono di litigare ma non ci pensano proprio a tornare a votare? Chissà, i giallo-verdi, a forza di fare finta, alla fine rischiano di rompere davvero. Sigla.